Ultimo concerto ieri sera per il ciclo Notte d'estate in piazza del Forum. Folto pubblico ha seguito con grande interesse la performance del gruppo Archidamo. El Machal Balu, c'è qua qua cupinù, sai e più che fa, i sicuri a pianzer da me mamma. Daniele Gozzetti, voce e chitarra, Andrea Bettini, fisarmonica, Anna Adilena, voce, Enzo Santori, flauti, Eugenio Piovanelli alla batteria, Marco Mottola, contrabbasso, Gogo Ghidelli alla chitarra. Sono i componenti del gruppo Archidamo che ha chiuso davanti a un foltissimo pubblico il ciclo di concerti Notte d'Estate in Piazza del Foro. Organizzato anche quest'anno dall'assessorato alla cultura dell'amministrazione provinciale con la direzione artistica del maestro Umberto Fanni. Progetto Odissea Concerto era il titolo della bella serata, che ha visto anche la partecipazione dell'attrice Giuseppina Turra, voce recitante. In un'atmosfera come sempre affascinante, ai piedi del Tempio Capitolino, illuminato in maniera predominante di blu, perché quello era il colore scelto per la serata, in tema con il repertorio musicale proposto. Con un cantano bella Concerto, viene spiegato dagli organizzatori, aveva come finalità avvicinare due mondi inavvicinabili, far parlare loro la stessa lingua, lo stesso dialetto. Ed è per questo che è stato tradotto proprio in dialetto bresciano una parte del libro nono dell'Odissea, l'episodio del Ciclope. E il gioco è riuscito nel momento in cui la rappresentazione si è basata su una linea tracciata per terra. Da una parte sono stati posti i temi universali propri dell'umanità, così come contenuti dall'Odissea, e dall'altra invece sono stati ambientati i temi moderni, propri della nostra terra, proposta nei suoi colori e nelle sue abitudini.